Sopravviviamo nella casa nel tuo colore per 24 ore! Dovrete scoppiare i palloncini con questa. Ok, Dani, sei pronta? Vieni, prendi bene la mira, scegli il tuo colore. Devo concentrarmi, devo riuscire a prendere il rosa. È il mio colore preferito! Bravissima, hai centrato il colore rosa! Che bello! Ok, Fede, è il tuo turno, vieni. Mi raccomando, scegli bene il tuo colore, eh? Allora, a me piacciono tutti quanti i colori, quindi chiuderò gli occhi, tanto va bene qualsiasi colore. Va bene, proviamo. Bene, Fede, hai scelto il verde. Mi sta benissimo il verde. Sono rimasti soltanto il colore giallo e il blu, quindi non sbagliarti. Spero tantissimo di avere il giallo, come il sole. Oh, mi dispiace, Benny. Tu volevi il giallo, ma ti è capitato il blu. Eh sì, non sono stata molto fortunata o molto brava. Dai, non preoccuparti. Avrai modo di migliorare. Speriamo. Mi dispiace, Robby. Rimane soltanto un colore, il giallo. Quindi tieni. Ma che senso ha per me tirare se c'è soltanto un palloncino? Queste sono le regole del gioco. Tira la freccetta, avanti. Ok. E Robby ha scelto il giallo. Ma... a parte che non ho avuto scelta, e poi questo non è neanche giallo, questo è arancione. Robby, per favore, non... No, io ho scelto adesso il giallo, voglio il giallo. Robby, abbiamo finito il giallo, ok? Accontentati dell'arancione. Ok, il giallo volevi dire? Eh sì, il giallo. Bene, ora che siete pronti, entrate nelle case del vostro colore. Sì! Oh! Questa casa è tutta bianca e non blu. Anche la mia non è rosa. E anche la mia è tutta bianca. Tranquilli, ciò significa che dovrò dare il via alla prima challenge. Chi colora meglio la propria casa in un minuto vince. Ovviamente potete usare tutto ciò che volete. 3, 2, 1. Io utilizzerò tutti questi pennarelli verdi e così la mia casa diventerà tutta verde. Io utilizzerò la tempera rosa e ovviamente le mie super dita. Sapete cosa vi dico? Farò anche un bellissimo cuoricino per tutti voi che ci seguite. Ecco qui! È bellissimo, vero? Devo fare velocissimo. Anche se secondo me con questi teli colorati di blu sicuramente vincerà la challenge. Guardate che bella la mia casa! Con questa tecnica non posso perdere. Riuscirò a colorare tutta quanta la mia casetta in pochissimo tempo. La mia casa, oltre ad essere verde, è una vera e propria opera d'arte. Scrivete qui sotto nei commenti se vi piace. Mamma mia, guardate come funziona! Non ci posso credere! Robby è velocissimo! Mi devo muovere! Sono super soddisfatta della mia casetta! Mi sono impegnata al massimo e penso di aver fatto un ottimo lavoro! E... tempo scaduto! Come tempo scaduto? Ma io non ho finito! Mettete giù i colori, perché adesso arriverà il nostro critico d'arte! Salve! Ai, che male! Io sono un critico d'arte... cattivissimo! Preparatevi! Non ci credo! Inizia proprio da me! Speriamo bene! Analizziamo! Qui vedo un po' di arte contemporanea, un po' di colori così... qui un po' particolare, non si capisce tanto cosa è rappresentato... Ma questo davanti è perfetto! Molto molto interessante! Devo dire un bel... 7+! Non posso perdere! La mia casa è la più bella, sicuramente! Non so, c'è qualcosa che non mi convince, questi due verdi, uno chiaro, uno scuro... Ma è giusto per arricchirla! Queste onde qua, questa parte bianca, non c'è colore qui! È un problema! Ma fa da contrasto! Però questi disegni sono interessanti, ma... bellissimo. Non lo so, non mi convincono! Direi un bel 5! 5! Tocca a me! E io so come comportarmi con questi critici! Signorina Benny, mi stavo chiedendo, ma questo che materiale è? Curioso. Non sono fatti suoi. Non sono fatti miei, E questo blu molto scuro, come mai?
Beh, perché l'ho scelto io e deve piacere a me. Ah, interessante. Però devo dire che questa qui non mi piace come è stato applicato su questa parete. Non mi piace. E questo davanti? Questo davanti così, a macchie geometrico. Devo dire un 3. Un bel 3. Lei avrebbe saputo fare di meglio in un minuto. Oh, non penso come, proprio. Come osa? Guardate, l'ho colorata quasi al 100%. Non posso perdere. Robby, devo farti i complimenti. Questa casa è bellissima. Il colore poi giallo. Il colore del sole. Esatto. C'è solo un dubbio, ma... perché sei arancione e non giallo? Ma mi hanno dato loro questo colore. No, non accetto queste scuse. Per me è uno zero. Ma come zero? La casa non zero, è bella. Zero. Oh, non ci credo, solo perché sono vestito di arancione nella challenge del giallo devo perdere. Hai perso. Uffa, ok, va bene, ho perso questa prima challenge. Ma che significa? Tanto mica si perde qualcosa. Non si perde, non si vince niente. Quindi va bene così. Oh, Robby, io non ne sarei tanto sicura. Povero Robby. Lui crede davvero che non ci siano conseguenze. Gustav! Robby. Come pensai? È il momento della penitenza. Vai! Gustav! No, stai fermo, vai via! Gustav, rompe tutto! Che succede? Gustav spacca tutto! Oh no! Il tetto della mia casa! Mi dispiace, Robby! Hai perso il tetto! Oh no! Ogni volta che perdiamo, Gustav ci toglie un pezzo di casa! Dobbiamo stare attenti! Ehi, vicino Dani! Dimmi, Fede! Ciao, Dani! Facciamo delle chiacchiere da bravi vicini di casa? Allora dai, hai delle novità? Beh, in realtà ce ne sarebbe una, però non posso dirtelo. Amici, lasciate un bel like, così scopriamo il segreto di Dani. 3, 2, 1, avete lasciato il like, quindi scopriremo qual è il segreto di Dani. Va bene, te lo dico. È uscita la nostra nuova canzone Amicizia. Correte a vedere il videoclip. Basta chiacchierare! È il momento della prossima challenge! Chi gonfierà meno palloncini del suo colore in un minuto perderà un pezzo di casa! Cosa? Perderà un altro pezzo di casa? Io già non ho il tetto! No, non posso assolutamente perdere! 3, 2, 1, via ragazzi! Non posso perdere! Gustav non si prenderà un altro pezzo della mia casetta! Guardate qui! Oh, è troppo semplice così! No, non ce la faccio più! Non riesco neanche più a parlare! Io sono molto brava a gonfiarli! Infatti io ho già gonfiato un sacco! Soltanto che a chiuderli... faccio molta fatica. Non bisogna per forza vincere in questa challenge. Guardate che cosa ho. Con questa farò perdere Benny. Ciao Benny. Ma Benny, fermo, che cosa fai? Fermo. Tempo scaduto. È il momento di contare quanti palloncini avete gonfiato. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bravo Fede, hai gonfiato 6 palloncini verdi. Eccomi qui. Avanti Dani, mostrami quanti palloncini hai gonfiato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Bravissima Dani, hai gonfiato 9 palloncini. Quindi la tua casa è salva. E poi? Chi è? Benny, sono la conduttrice della challenge. Potresti farci vedere quanti palloncini hai gonfiato? Oh! Ciao Jenny. Ne ho solo uno. Perché Fede me li ha scoppiati tutti? Benny, nessuna regola vietava a Fede di farlo. Quindi per ora tu
Stai perdendo! Questa è la casa di Robby. Vediamo se è in casa. Robby! Ehi, conduttrice! Non posso aprire! Non può aprire? Perché mai? Guarda da sopra, per favore! Da sopra? Sì! Oh, mamma! Robby! Ho gonfiato troppi palloncini e non riesco più a uscire da casa! Non c'è dubbio! Robby ha vinto la challenge! Ciò significa che allora Benny ha perso! È salvo! Che cos'è questo rumore? Gustav! Questo Gustav mi fa un sacco di paura! È il momento della prossima challenge! Ma purtroppo Billy stava giocando con lo slime! Ciao, sono Billy! Non toccarmi! Comunque, giocando con lo slime, ha sporcato tutta casa! A me piace lo slime! Chi toglierà meno slime, perde un pezzo di casa! Ma tu che ti rendi? Ehi, ma perché la mia padella è gigante e la vostra è più piccola? Mi sa tanto che Billy con te ha proprio esagerato con quello slime. Buona fortuna! 3, 2, 1, pulite! Guardate, mi hanno appena tolto un pezzo di casa. Quindi questa challenge non posso assolutamente perderla. Ma ti posso confessare una cosa, Dani? Che cosa, Robby? Io non ho mai giocato con lo slime. Robby, non ti conviene far così con la padella. Perché? Rischi che ti finisca in testa. Ma se mi finisce in testa non c'è sulla padella. Se non c'è sulla padella significa che ho vinto. Ah, sei davvero stupido delle volte. Magari se faccio così riesco a vincere, Dani. Io ho quasi finito. Ma è proprio attaccato questo slime. Ma come funziona? Ma quanto è lungo? Ma quanto è lungo? Oh no, tutte le mani appiccicose. Si è attaccato anche a me. Ragazzi, questa padella è così sporca. E guardate, la spugna si appiccica dallo slime. Ora come faccio? Poi ho la padella più grande. Che schifo. È tutto liquido. Non ce la farò mai. Tempo scaduto. Mostratemi le vostre padelle. Oh mamma Fede, credo che tu sia ancora in alto mare. Spero che ci sia qualcuno che abbia fatto peggio. Ma io avevo la padella più grande. Non c'entra niente. Wow Dani, ma questa è la tua padella? Sì, è perfettamente pulita. Bravissima Dani. Oh, aiutate! Cosa sta succedendo? Aiuto! Robby, sei pesante, non mi puoi venire addosso! Salve signora conduttrice, la mia padella è pulita, solo che io non riesco più a staccarmi le mani, guardi! D'accordo, non toccarmi con quelle mani! Eccomi qui, Benny, tu sei l'ultima concorrente della challenge! Oh, e vedo che anche tu sei riuscita a portarla a termine, quindi l'unico ad aver perso è Fede! Oh, che bello! Oh, non toccarmi neanche tu con quelle mani! Se anche a voi piacciono gli slime, iscrivetevi al canale! No, ti prego, lascia stare la mia casa verde! È bellissima! Poi con tutte quelle abilitate! No, ti prego, Gustav! 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 No! La mia casa! Senza più una porta! Preparatevi, perché è il momento per l'ultima challenge! È il momento dell'ultima challenge! Dei bravi padroni di casa devono saper spolverare! Spolverare! Quindi dovrete raccogliere più farina possibile nelle ciotole del vostro colore! Del vostro colore! Colore! E ovviamente avrete una distrazione! Io sono Alfonso! Alfonso. Ok, Benny, hai solo 30 secondi. Sei pronta? Sì! Via! Benny, vai tu. Ma come non faccio? Vincerai tu. Come faccio con lui che mi deconcentra? Come fai? Devo essere velocissima, la farina non entra. Devo essere molto precisa.
Guarda quella farina, no! No, non mi puoi toccare, non vale, non vale, via! Stop! Tempo scaduto! Beh, direi che nonostante la distrazione, sono stata piuttosto brava, no? Brava! È il mio turno, non posso perdere! 3, 2, 1, via! Rubi, rubi, rubi tu! Che fai? Stai giocando con la tua. Ma vai via! Rubi, tu lo sai! Ehi, hey, mi dai fastidio! Non vincerai mai! No, mi hai fatto mettere la farina in quello di Nani! Sta cadendo tutto! Vai via! Ma, se non ti sei fermo, io adesso... Ti, non lo so, ti faccio così. Ecco. La farina... Non cade più. Dai, levati! Levati! Tempo scaduto! È caduto, Robby. Oh no, non solo ho preso pochissima farina, ma ne ho anche messa un po' in quella di Dani, la ciotola rosa. Speriamo che qualcuno faccia peggio di me. Alfonso! Alfonso. Non mi disturbare, devo vincere. Io no. 3, 2, 1, via! Dani, sì, Dani, guarda cosa qui. Oh, il sole di guarda cosa hai combinato! Oh no, mi devo muovere! Non ce la farai, allontaniamo la farina. Sposta questo scopettino! Ti devo distrarre! Oh no! Il tempo sta per scadere! Tempo scaduto! Ecco, lo sapevo! È tutta colpa tua! Non è vero! Vabbè, d'altronde non è andata poi così male! È il mio turno! Viva! Sei bravo a cantare! E questo va di qui, Oh no, ho buttato tutta quanta la farina per terra solamente perché cantavo con Alfonso Fonso, come si chiama. Vediamo adesso chi ha preso più farina. Direi che ha proprio perso Robby. No, Gustav! No, non lo fare! Gustav, vai e distruggi la casa gialla! Vai! Gustav, spacca tutto! Stai fermo, allontanati! Gustav! Sono io qui! Spacca! Spacca tutto! Rovino casa! Spacca tutto! Amici, a quanto pare non ho più una casa. Qualcuno questa sera mi ospita? Vi ospito nella mia casetta. È l'unica che è rimasta intera. Grazie Dani. Amici, io e Robby vi aspettiamo allo spettacolo che si terrà il 10 dicembre a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, alle 5:30. Mi raccomando, non mancate. Ciao.